ti riescono meglio i ravioli, gli gnocchi o le fettuccine? Riesce meglio tutto. Guardate che spettacolo della natura. Uno, due e tre. Ciao amici di Braccia Ancora, quella alle nostre spalle è la strada statale 17 che congiunge L'Aquila a Rieti. Qui c'è un gran traffico, un gran passaggio del camion, macchine, moto, e proprio ragazzi in questo punto preciso Paola ha individuato un ristorante trattoria che merita davvero. Io in questo posto ci sono già stata, loro all'interno hanno la postazione Braccia, quindi mi hanno chiamato per fare una breve consulenza. Però cosa ho scoperto? Che questi fanno una cucina della tradizione, pazzesca, pasta a mano, piatti che fanno da urlo. Sono quelli che noi poi proponiamo nel nostro format grigliatori in trattoria. Quindi adesso vi voglio far conoscere la parte tradizionale del ristorante Massari. Paola, che ci mangiamo? Amiche, io oggi ti faccio sfondare, non hai capito? Ti dico solo che ti mangi 5 primi. E te sembra uno che non c'ha il fisico per mangiarsi 5 primi? 7 me ne mangio! È arrivato il momento dell'ordine. Ciao Emanuele. Vai. Allora mi fai il lattipasto. Okay. Poi ho visto che ha fatto trippa e coratella. Poi mi fai acacio e pepe di tuo fratello. Lo spaghetto aglio e peperoncino di Luisa, perché è una roba pazzesca. Va bene. E poi ci sono tutti i primi che ha fatto tua nonna. Gnocco, pappardella e raviolo. Antipasti in arrivo. Sta atterrando un bel tagliere. Allora abbiamo pizza fritta con la stracciatella pugliese, nodini con lo speck al forno, bocconcini di bufala, burratina e cacio cavallo podolico con tartufo fresco. E quando pensi che l'antipasto sia già abbondante così, ti scordi che doveva arrivare la trippa. Bene! Oggi è da veri professionisti, ragazzi. Sarà dura. Come facevamo da ragazzini all'asilo. Anghingo. In realtà io ho già deciso, ragazzi, perché prendo il pane che fanno loro, che è bello caldo caldo, e sopra, come se non ci fosse un domani, ci metto la coratella. Piglio il sughetto da coratella, così bagno bene. Uno, due, che perle, ragazzi, che vi insegno. Che trucchi trucchettosi. Così il pane mi si ammolla ancora di più e mi si impregna del sapore. E poi uno, due e tre. Prendete, dite la preghierina, saulete di. E benvenuti in Abruzzo! Senti Michele, tu ti sei mangiato la coratella che a me piace tanto, l'hai quasi finita, e io mi finisco tutta la trippa. Ma guarda che bella che è, guarda, mo te la faccio vedere a fronte camera così rosichi, perché te ne faccio assaggiare anche un pezzetto. Guarda qua che è. Bella è bella. È buona, è pure buona, amica. Io so pure perché la cuoca Luisa ha fatto queste cose. È di origine metà napoletana, metà sarda, e poi il marito è romano de Roma. Ragazzi, antipasto onorato. Certo, abbiamo lasciato qualcosina, a me manca da assaggiare la trippa. Paola, me ne passi un po'? No. Perché? Perché me la sono mangiata tutta, Michè. Te la sei mangiata tutta? Oh, ma tu hai fatto... Ma non mi hai lasciato la... ma no, tu, allora, tu lo... Ma no. Non mi hai lasciato la trippa? No. E allora il video finiscitelo da solo, ok? Ciao. Allora, Michè, io questa qua l'ho voluta prendere. Ecco l'orologio a cucù. È arrivato l'orologio a cucù. E devi riprendere. È lui, l'orologio a cucù. Era dai tempi di Aide che non vedevo l'orologio a cucù, evviva! Torniamo alla cacio e pepe, allora, dicevi Paola? Io ho voluto fortemente ordinare questa cacio e pepe, che è la cacio e pepe di Luigi Massari, che è il fratello di Emanuele, che poi in realtà sono i due proprietari di questo ristorante. Io non vi svelo i segreti di questa cacio e pepe, ma è una roba spaziale. E te dico che io ogni volta che vengo qua me la magno. Ragazzi, è arrivato.
è il primo safaissimo della giornata. Ogni volta che arrivo in un ristorante, ma praticamente in tutta Italia, e sentono il mio inconfondibile accento di Bolzano, mi dicono: oh Michele, te volemo preparare la cacio e pepe. Allora io non dico mai di no, perché una cacio e pepe non si dice mai di no, e assaggiamola. C'è da dire che se la mangiassi a Trastevere direi: questa è una signora cacio e pepe che trovi a Roma nelle migliori trattorie. Bravi, bravi Luigi Massari, giusto? Non me lo sì, certo. Sì. Bravo Luigi, ottimo. Oh ragazzi, sta cacio e pepe c'è un sacco di segreti, non ve li posso dire qua su YouTube, però ve li dico su Instagram se ci seguite, ok? Paola, siamo stati troppo voraci, non ce n'è per fare la scarpetta in due, ci dobbiamo giocare la scarpetta a paro disparo. E giù! Disparo, scarpetta a me. Ha imbrogliato, sicuro che ha imbrogliato. È il momento dell'aglio, olio e peperoncino, che sì, da queste parti fanno davvero molto bene. Gira voce che tutti gli operai che vengono qua chiedono a gran voce all'aglio, olio e peperoncino di Luisa. Eccola qua, lei è Luisa. Io ho preso questo piatto perché qua ci sta grande carattere, ragazzi. Cioè, un aglio, olio e peperoncino di questa maniera, mo ve l'assaggio davanti, non lo mangiate da nessuna parte. Questo è un safaissimo. Sta arrivando nonna Ernestina, anni 90. Ragazza. Nonna Ernesti, che mi hai portato? Gli gnocchi? Visto che se siete mangiata poca pasta. Adesso mangiatevi questi gnocchi che sono buonissimi. Hai fatti te? Sì. Grazie nonna. Sono contenta. Beh, pure io che mi hai portato, sono più contento io che mi hai portati. Questo io lo definirei il trittico della nonna. L'ha fatti tutti lei. L'ha fatti lei, stamattina. L'ha fatti lei e l'ha fatti lei. Se vediamo per il dolce e il caffè. Grazie mille. Fino a qualche anno fa nonna Ernestina scendeva tutti i giorni e dava una grossa mano al ristorante, alla cucina. Adesso che ha 90 anni continua a farlo, scende, perché questo per lei è un rito, rompe 4-5 uova, si mette nel suo angoletto e fa ancora oggi la pasta. Ovviamente viene aiutata dai nipoti e dai vari collaboratori di Emanuele. Noi abbiamo assistito alla scena, ragazzi, ci siamo gustati, una scena bellissima, romantica, piena di tradizione, piena d'affetto, una scena, o posso dire, molto molto italiana. In coda al video, ragazzi, vi metto l'oretta che abbiamo trascorso insieme a nonna Ernestina, perché merita davvero. Il trittico di nonna Ernestina. Allora, ravioli con ricotta e spinaci, pappardelle con il sugo di cinghiale e questi sono gli gnocchi con lo zafferano locale. Mamma mia, amiche, te becca del suo ripieno casereccio proprio. Paola, certo che a livello di armocromia il raviolo batte tutto, eh? È vero. A livello di armocromia, ragazzi, raviolo 3, tutto il resto 0. L'italica pappardella di nonna Ernestina, proprio generosa, ragazzi. Guardate che spettacolo della natura, guardate che monumento alla gastronomia, guardate che inno al godimento, ragazzi. Ma sai che musica dovremmo mettere sotto questo? Il va pensiero. E con questo sottofondo musicale posso urlare un mortacci quanto è buona. Ce la fai, Paola, ad affrontare gli gnocchi? Io ce la farò con il mio peperoncino. Cioè, Paola, è un peperoncino, non è lo stura lavandino. No, però il peperoncino ti dà quella cosa che ti stuzzica. Questo è lo zafferano di Navelli, famosissimo, tipico di questa zona. I gnocchi sono quelli della nonna, fanno impazzire perché sono tutti di dimensioni diverse, poi giustamente lei un po' gli trema la mano adesso, quindi non sono tutti uguali, ma sono della bontà. E arrivò il momento dell'arrosticino. Paola, di questi 30 ne dobbiamo scegliere 10? 10 purtroppo, perché siamo strasazzi, ma una cosa vi devo dire, ragazzi, questa è una tappa successiva, d'altre tappe dove abbiamo mangiato solamente arrosticini, cioè questo già si vede ad occhio. La grandezza, la fattura. Secondo te questo che hai in mano quanto pesa? Allora, questo qua pesa almeno 35 grammi, Michele. Vieni, vieni, vieni. Seguimi, 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 seguimi. Perché qui c'è la bilancetta, facciamo la prova. 37 per 2 grammi. 2 grammi. Questo mi piace. Questo pure.
questo è piccolo Dama Paola, questo qua sotto praticamente stiamo a giocare a Shanghai. Ho scelto i miei 10 arrosticini. Io qua in giro d'ore. E per la serie dimmi che sei in Abruzzo, senza dirmi che sei in Abruzzo, è arrivato l'agnello rigorosamente alla scottadito e i nostri arrosticini. Vuoi? Io posso scegliere? Direte sì, da bravi compagni de merende, come la vedi? E che mi sono presa il pezzo che mi piace di più a me. Ecco, beh, sì. Che è questo? Che praticamente questa è l'accostatella, ci metto un po' d'olietto, vai. Che l'olietto loro che è buono. Sto agnello fa paura. Tu Paola ci metti la faccia, io ci metto le ganasce. Strepitosamente buono, peccato che Paola si sia presa il pezzo migliore, ma d'altronde si sa, è la fine che facciamo noi che teniamo la telecamera in mano, ma la stessa fine del chitarrista al falò de Ferragosto. Andiamo avanti così per tutto il video, ok? Io la telecamera non la tocco più, anche perché ho le mani untacchiose. Che stronzo, no, guarda, mo si mangia tutti gli arrosticini. Ve la ricordate la spada nella roccia? Faceva più o meno così. Hangout! Questa è la faccia da mortacci quanto è buono, guardatela bene. Quante spade hai preso di una? Te, beccati questo, io me ne prendo due. Due spade nella roccia, così guarda. Wow! La dentiera ce l'è buona, brava. Paola, ci siamo mangiati tutto! Che stai a guardare? No, non tutto, Michele, ci manca questo. Sono finti, ti puoi mangiare anche questi. Comunque ragazzi, siamo stati benissimo in questa trattoria. Il mio consiglio è di venire qua rigorosamente a stomaco vuoto e promossa, insomma, nulla da dire. Vabbè, io dico promossissima. Cara Paola, non sbagli un colpo, senti, tornerai a fare video con me? Vediamo. Brava, vediamo. Così mi piaci quando te la tiri. Amici di Braccio Ancora, un saluto e che la brace sia con voi. Ciao. Tink. Come hai fatto? Tink. Hai fatto piano, potevi far più forte. No, vabbè, amiche, tu poi mi denunci, mi mandi per stracci. No, no, no. Pure questi te volevi mangiare. Sei senza fondo. Senti una cosa, ma ti riescono meglio i ravioli, gli gnocchi o le fettuccine? Che ti riesce meglio? Mi riesce meglio tutto. Ah, mi piacciono quelli modesti. Però che ti piace di più? Veramente i ravioli. I ravioli, buoni i ravioli. Con che li fai? Ripieni, con che? Ripieni con la verdura. Ma fai pure ricotta? Ricotta e spinaci? Sì. Fai, buoni! Allora, mo. Vai ciccia, vai! Oh, ma tu sei abruzzese, sì? Sicura? 100% abruzzese? Ma questa qui che ti è stata a mano è brava, Luisella? Luisella? È brava? Luisella, prima era brava io. Poi la son barata. E allora essa va detto. Che ti ha detto? Dice... brava tu che mi sei imparata, perché se no non lo sapevo fare. Ah, ti ha insegnato il mestiere, Luisa? Grande. Brava nonna Luisella, la trasmissione del sapere e delle tradizioni ci piacciono. Io ho mai fatto i gnocchi in vita mia. Te mai fatto i gnocchi? Mai fatto gnocchi. Vabbè, poi, sì, Ernestina, gnocchi. Grazie alla ricetta dei nonni Ernestina. Nonna Ernestina, guarda che tra un po' arrivano operai camionisti a mangiare. Sbrigamosi. Mi stai a battere la fiacca, mi stai a battere.